arrivo. Ciao ma, aspetta che metto le cuffie, se no non ti sento. Com'è? Pure gli occhiali se no non ti vedo. Tutto a posto? Tutto bene? Che hai fatto oggi? Hai litigato con quelli della banca, del supporto online, come mai? Perché te stanno... Ma non te sta... Perché te stanno a fare la supercazzola? Perché ti hanno chiesto che browser hai? E te che gli hai detto? Come che è il browser? Ma te l'ho detto 30 volte che... Tu non usi il browser, no? Vabbè, mo te lo spiego, facilissimo, tu lo usi il browser, come... Allora, ma il browser è il programma che tu usi per andare su internet. Allora, che programma usi, per esempio, per scrivere i documenti? Word, perfetto, ok. Per vedere le foto, ecco, usi iPhoto, benissimo. Per andare su internet, tu pure clicchi su un programma, usi un programma e quel programma è il browser. Che su cosa clicchi per andare su internet? Su Google? No, ma... Non clicchi su Google, cioè Google ma non è un programma. Google è un sito, il motore di ricerca, Google è l'azienda che lo produce. Però clicchi, ecco, su un'icona tutta colorata, perfetto. L'icona colorata, effettivamente la confusione è plausibile, si chiama Google Chrome. Google Chrome è il browser prodotto da Google e serve a navigare su internet. Quindi il tuo browser è Google Chrome. Facile, no? Sì, ce ne sono altri. Hai visto, prima di Google Chrome usavamo quello con l'icona fatta a bussola? Quello è Safari. Sì, che quando ti ho cambiato non c'è capito più niente. Sì, grazie, scusa mamma se ti ho cambiato browser. Ecco, ci sta Google Chrome, c'è Safari, c'è quello con il mondo e la volpe, quello lì è Firefox. E poi ci sta quello per Windows sull'altro computer, se vedi c'è quello con la E e quello è Internet Explorer. Sì, ne esistono tanti, ma ne esistono tanti perché fondamentalmente per dare alle persone il diritto di scegliere, un po' come scegliere l'automobile, no? Ci sono tante marche di automobili, servono tutte a fare la stessa cosa, cioè andare da A a B. Però ognuno sceglie quello che vuole. E stessa cosa con il browser, servono tutti a navigare su internet. Perché te l'ha chiesto quello della banca? Te l'ha chiesto perché come un meccanico deve sapere di che marca è la tua automobile, perché è diverso, cioè anche se fanno la stessa cosa si riparano diversamente. Quando fai siti internet, i siti sono leggermente diversi di browser in browser. E quindi sì, mamma, è un casino, lo so, dobbiamo fare le cose 4 volte, 16 volte, lo so, però è così. Però è chiaro adesso che cos'è un browser. Il browser è l'icona che clicchi. Sì, perfetto, ma è proprio così. Dai, ci risentiamo. No, non ti aggiungo su Facebook. No, ti blocco. Ciao ma, ciao ma.